Bella ragazzi e bentornati sul canale. Come vedete alle mie spalle sono sul balcone di casa e quindi non farò nessun video vlog in BMX, ma vi farò una recensione di un prodotto che mi è arrivato. È un prodotto che io ho acquistato, quindi nessuno mi ha pagato per fare questa recensione, né tantomeno me l'hanno regalato. Però lo voglio fare per il semplice fatto che vorrei valutare insieme a voi se conviene fare questo passaggio di fotocamera. Vi faccio vedere cosa è arrivato. Esattamente qua abbiamo la mia nuova GoPro Hero 7 Black. Perché l'ho acquistata? Il motivo è molto semplice, perché io avevo prima una 3 Silver che poi ho venduto per una 5. Io registro praticamente soltanto con la GoPro all'interno dei miei video su YouTube e come vedete voi la qualità è molto buona, e però pecca di una cosa: io facendo molti video in BMX ovviamente salto, quando salti l'immagine fa dei sobbalzi, quindi la qualità che viene poi percepita da voi spettatori non è proprio il massimo. Allora, perché ho preso la 7? Per il semplice fatto che è caratteristica sua importante è l'Hyper Smooth. Che cos'è l'Hyper Smooth? Per chi non lo sapesse, forse delle prime videocamere, se non la prima videocamera che ha una stabilizzazione video ottima, pare a livello di utilizzare un gimbal. Non so se questo sia vero, lo testeremo insieme, vedremo se effettivamente durante i salti che io farò con la bici l'immagine resterà ferma, stabile e non sobbalzerà come faceva con la 5. E poi ecco, adesso vi chiederete perché d'inverno questo fa un video sul balcone. Beh sì, invece perché ho provato a farlo a casa il video. Il problema è che io non ho sfondi, non ho un ambiente bello purtroppo per fare video in casa. E facevano tutti schifo perché era lo sfondo, sembrava di essere in bagno. La qualità dell'immagine faceva schifo perché era buio. E quindi purtroppo mi tocca farlo sul balcone con meno 20 gradi. E io infatti sto gelando. Quindi procediamo subito ad aprire il pacco e vedere un po' come si presenta questo nuova 7 Black. Almeno si presenta come tutte le altre. Abbiamo questa specie di confezione che non ho mai capito come aprirla senza romperla. Qua sono tutti i manuali di istruzioni, adesivi GoPro. Due scompartimenti, uno con il cavetto e la batteria. Cioè, mi stai dicendo che c'è una batteria di ricambio o è soltanto la mia immaginazione o illusione? Vedrete che tanto sarò sfigato e sicuramente questa sarà solo la batteria sua originale. Cavetto in dotazione per ricaricare la GoPro. Il case è praticamente uguale, infatti ecco una cosa che avevo letto su internet che ero un po' preoccupato. Con la 5 ho dovuto comprarmi comunque un case diverso da quello originale, ho dovuto comprarmi il microfono ed ero preoccupato che sulla 7 poi avrei dovuto ricomprare tutti gli accessori. Invece una cosa che hanno fatto molto molto intelligente è quella di mantenere il case, ovvero l'involucro esterno della GoPro, esattamente uguale, in modo tale da non dover ricomprare di nuovo tutti gli accessori. Esteticamente si presenta esattamente uguale, se non che è proprio black, cioè è proprio nera in confronto alla 5 che era un po' più sul pallido. Non riesco a tirarla fuori dal case, dai. Esci. Oh, finalmente, c'ho paura di rovinarla, raga. Ecco, questa qui è la 7 Black. Numero 7, come si può vedere, è esattamente nera. Adesso vado a prendere un attimo una SD, così la metto già dentro. Non se va, cioè se c'è la batteria che carica. Batteria è carica. GoPro si sta accendendo adesso, in questo preciso istante. Ecco, io vedo soltanto una tartaruga per ora, quindi devo togliere subito la pellicola, se no non vedo niente. Continua. Ok raga, questa è come si presenta la schermata della GoPro. E una delle altre caratteristiche che ho visto che hanno implementato in questa nuova GoPro è la capacità di poter scattare foto in verticale, cosa che è molto molto utile e non c'è mai stata sugli altri GoPro. E il menu è totalmente cambiato. Comunque raga, abbiamo 4K, stabilizzazione Hyper Smooth, 60 fps. Noi in realtà adesso faremo la comparazione con la GoPro 5, quindi metteremo il nostro 1080 e vedremo appunto come si comporta rispetto alla GoPro 5. Ok ragazzi, questa qui è la comparativa tra la GoPro 5 e la GoPro 7. Entrambe sono in 1080 e 60 fps. Abbiamo alla mia sinistra la GoPro 5 e alla mia destra la GoPro 7. Giornata con un bel cielo, c'è molta luce, quindi entrambe le videocamere stanno sicuramente dando il loro massimo, perché come sapete le GoPro danno il massimo quando c'è tanta luce. Vediamo come si comportano. E adesso il test più bello di tutti, ovvero facciamo il test sulla stabilizzazione. Abbiamo alla mia sinistra adesso la GoPro 5 e la GoPro 7 alla mia destra. Facciamo un attimo una corsetta per vedere entrambe le videocamere come reagiscono. E
Entrambe le videocamere sono, come si può vedere, su dei supporti che tengo in mano, quindi i punti di partenza sono gli stessi, non è che una è più avvantaggiata rispetto all'altra. Sono entrambe tenute sulla mano, forse vabbè, la mano destra è un po' più stabile, però veramente è una cosa minima che sicuramente non potrà trovare differenza nella qualità di un video, ma una stabilizzazione invece come nell'Aero 7 sì. Adesso facciamo un'altra corsetta inquadrando me, vediamo un po' se c'è qualche differenza secondo voi. Anzi, facciamo così, mi è venuta in mente un'idea. Adesso rifacciamo la stessa corsa, identica, ma le switcho, quindi cambio mano, così possiamo effettivamente vedere se è la mano che influisce sulla stabilità oppure se è la macchina e la appunto caratteristica l'Hyper Smooth. Vediamo di nuovo, facciamo una corsa. Io cazzo non so correre, raga, cioè. Ok, io non ho visto il video perché sono appunto fuori casa, quindi voi che lo vedrete in diretta adesso potete dirmi come vi sembra, se appunto è la GoPro 5 quella che fa meglio oppure la GoPro 7. Adesso facciamo qualche test sulla bici e poi, raga, decidete voi quale delle due secondo voi merita di essere acquistata. Ragazzi, siamo arrivati allo skatepark, adesso faremo la prima, diciamo, clip. Questa qua che vedete adesso sarà con la GoPro 5, quindi testeremo un attimo la GoPro qua sullo skate, nello skatepark, e facciamo dei salti giusto per vedere un po' a livello di stabilizzazione e di qualità dell'immagine con la GoPro 5. Ok ragazzi, adesso facciamo lo stesso identico test e vediamo un po' la differenza che si nota tra le due. Dammi, se che ieri lo chiudevo subito. Ok raga, questa era la mia recensione sulla GoPro 7, ditemi nei commenti cosa ne pensate e se vale effettivamente la pena spendere quei soldi in più per avere l'ultima GoPro che c'è disponibile. Secondo me sì, perché per quello che faccio io la stabilizzazione è una cosa fondamentale ed è giusto che ci sia appunto più qualità di stabilizzazione nell'immagine. Detto questo ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima, bella!